is the deal? 'Cause I know you wanna talk about it. Sai cosa sono questi, Daniela? Direi un rotolo di tessuto. Sì, è un rotolo che però proviene dalle dead stock, le cosiddette scorte morte. Scorte morte? Esattamente. Aspetta, fammi capire, cosa sono queste scorte morte? Allora, praticamente sono tutti quei rotoli avanzati da ordini magari di tempo fa, di tante produzioni, che sono residui e quindi diventerebbero un rifiuto. Noi cosa facciamo? Andiamo a cercarle un po' nei vari magazzini dei produttori, sia di borse che produttori di materiali, sì, e le selezioniamo per qualità, quelle più qualitative, quindi durevoli nel tempo, le utilizziamo per le nostre borse, mentre gli altri le utilizziamo per usi secondari, del packaging, delle etichette, insomma. Ecco, ma scusami, questa è una cosa importantissima, perché ci sono aziende di arredamento, sì, che realizzano divani, eccetera, esatto, eccetera, che comprano, no, questi rotoloni giganti per produrre, insomma, tantissime cose, e poi a un certo punto fine produzione, cambio di stagione, eccetera, eccetera, e quindi c'è un avanzo di rotoli di stoffe che sono preziosi, preziosissime, che andrebbero per l'azienda smaltite. E noi sappiamo, oramai lo sappiamo, che smaltire è un costo, un materiale costa tantissimo, quindi evitiamo se possiamo. Esatto. E quindi tu vai a prendere esattamente questi rotoloni qui. Esatto. In questo caso, quindi, in un colpo solo eliminiamo il costo di smaltimento, ottimizziamo la risorsa per le quali ovviamente è già stata consumata tantissima corrente, tantissima acqua e tutti i costi ovviamente intorno. E quindi non solo non spreco, ma anche non inquinamento. Quindi abbiamo tre obiettivi raggiunti in qualcosa che era prima solo un rifiuto. Ma tu con questi tessuti cosa ci realizzi? La borsa di una donna pesa come se ci fosse la sua vita dentro. Tra un libro che non vuole mai finire ed altri trucchi per fermare il tempo. Voi direste mai che questa non è pelle? Pelle? Esatto. Io sinceramente no, pensavo fosse pelle. Invece tu sei anche animal free. Yes. Questo nello specifico è proprio un derivato dal settore dell'arredo, perché garantisce una maggiore resistenza proprio perché è predisposto per dover utilizzare, insomma, un'usura quotidiana parecchio aggressiva rispetto all'utilizzo di una borsa normale. E poi però tu utilizzi anche altri materiali, no? Per esempio questa bellissima borsa, di cosa è fatta? Questa è sughero. Sughero? Sì, sughero naturale che ha una lavorazione, sì, particolare, in cosiddetta spiga, sì. E invece queste? Queste per esempio sono tutte scorte morte con un'applicazione di sughero naturale. Ah. Questo invece è bianco, è derivato dal mais, che è questo che vedi qua sotto. Dal mais? Sì, è un derivato da appunto dal mais, proprio il mais che andiamo anche a mangiare. Sembra pelle, esattamente, no? Questo comunque nella concezione appunto dell'ecosostenibilità appunto raggiunge un po' quell'obiettivo, che è quello esattamente la filiera successiva, quindi prima ottimizziamo le scorte morte e poi andiamo a produrre solo dei materiali con una certa concezione.